Insomma, per due terzi di gara è stato ottimo Conte, 63, 64, 68, 70 addirittura con il triplo e mezzo ritornato, poi ha sbagliato il doppio e mezzo rovesciato, è il suo tuffo, 10. Ha preso anche 10 su questo, ecco, su questo tuffo, è il suo tuffo, normalmente allora, lo fa benissimo. Ci aspettiamo che la parte migliore l'abbia tenuta per la finale, e dopodiché se azzeccasse anche quello e ripetesse i primi quattro tuffi, insomma, metterebbe pepe anche su Andreas Larsen, il quale viene da un lungo periodo di stop e viene da un mondiale da dimenticare, figlio anche ovviamente dei suoi problemi. Ne parliamo. Comincia la finale della piattaforma maschile. Davide Barberi, classe 2009, Associazione Sportiva Carlo Di Biasi, doppio e mezzo rovesciato raggruppato, coefficiente 2,8. Gli altri due tuffi in onda 10 sono di questo atleta, vale a dire il doppio e mezzo ritornato da 7 e l'uno e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 5. Ah, peccato, perché anche lui il doppio mezzo rovesciato lo sa eseguire e a volte veramente con esiti impressionanti. Oltretutto è un atleta molto giovane che comunque già esegue invece il triplo salto mortale e mezzo indietro, e l'ha eseguito recentemente ai campionati italiani in categoria prendendo dei voti altissimi. No, lo porta anche qui fra l'altro, sì. Ecco, quindi intanto la... il secondo atleta è Leonardo Torres Garcia del Centro Sportivo Carabinieri, doppio e mezzo rovesciato raggruppato. Anche per lui un inizio non proprio altissimo. Eseguono con questo tuffo, normalmente gli atleti cercano di partire con un tuffo di sicurezza, e normalmente lo è, però questa volta per gli atleti che l'hanno eseguito, vedi Barberi e vedi Torres, non è stato così. 47,60 è davanti a Barberi, ma siamo su punteggi comunque bassi. Adesso Romano Wang, verticale indietro, doppio salto mortale con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2, mamma italiana, papà cinese, e vive e si allena in Inghilterra. Doppio passaporto, atleta da seguire, classe 2006. Inizia bene, un po' sotto parabola la verticale, quindi non riesce a fermarla nel momento importante, e va oltrepassa la verticale, però un ingresso sicuramente, un inizio gara sicuramente migliore rispetto a tutti gli altri. 62,40, prova a scappare in attesa che entrino in gara i grossi calibri. Adesso Francesco Casalini, classe 2004, Marina Militare e Bergamo Tuffi. Doppio e mezzo indietro, carpiato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. E niente ingresso tipico alla cinese, anzi solleva molti schizzi. Adesso andiamo a rivedere rallenti da telecamera posta frontale. Non ha preso le mani, proprio le ha avvicinate ma non le ha prese. E quindi non riesce a sparire sotto il pelo dell'acqua. 60,80 per Casalini, si mette alle spalle di Wang. E adesso uno dei reduci di Fukuoka, Edward Timbretti, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,2, lui ha gareggiato nel sincro, piattaforma, con Giovannini. Sì, lui ha gareggiato in sincro Giovannini, ha gareggiato in sincro misto con la Jodoen e ha gareggiato anche nel team. Sì, in realtà ne ha fatte tre di gare. Sì, esatto. Abbastanza bene, ancora un po' da mettere a posto le parti finali, quando apre abbassa un po' la testa e non va a guardare il punto di riferimento di entrata in acqua, però qui il risultato è sicuramente molto buono. Aveva cominciato bene l'eliminatoria, comincia bene anche la finale, con un tuffo gli frutta quasi 70 punti. E adesso Riccardo Giovannini, doppio e mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. Molto molto bene la partenza,
anche la distinzione tra l'avvitamento e la carpiatura, finisce alto sopra i 5 metri, tranquillamente va a controllare dove deve entrare e per entrare in verticale, per andare sopra quota 70. 72 punti per Riccardo Giovannini, molto bene l'inizio dell'atleta romano, delle Fiamme Oro. E adesso la curiosità per vedere Simone Conte, triplo e mezzo avanti Carpiato, coefficiente 3. Conte che poi fu già finalista un anno fa, chiuse a 290 punti, quarto. È passato un anno, quindi ha aumentato i coefficienti di difficoltà e anche cresciuto a livello fisico. Anche qui l'inizio della gara sicuramente è buono. 63 punti, gli stessi dell'eliminatoria per Simone Conte. E adesso Andreas Larsen, verticale indietro, triplo salto mortale raggruppato, coefficiente 3,3. Sì, diciamo che Larsen sta facendo un po' di prove, agli mondiali aveva iniziato col triplo e mezzo ritornato, altre volte iniziava con il triplo e mezzo avanti, ora prova a iniziare con la verticale, diciamo, per cercare il programma giusto. Poi si inizia con un tuffo di sicurezza, questo è il manuale del tuffatore, esatto. Sì, cercare appunto di iniziare una gara con un tuffo che ti permette poi di andare più tranquilli anche negli altri. E così è stato, così è stato, inizia bene soprattutto come ingresso in acqua, pulito e senza schizzi, questa è la caratteristica dei cinesi e tutti cercano di imitarli. 75,90 per Andreas Larsen, che era rimasto sotto i 70 con il primo tuffo dell'eliminatoria. Beh, un inizio confortante di gara, Oscar Bertone. Sì, sicuramente sì, abbiamo almeno 5 atleti, anzi 6 atleti sopra i 60 punti. E 2 sopra i 70. Esatto, 2 sopra i 70, che è comunque un buon inizio, come hai detto tu, per sperare in una gara ad alto livello. Poi per carità arriveranno gli scogli, le rotazioni indietro, che coefficienti alti, però intanto a noi va bene così. Adesso c'è un piccolo cambio nella giuria, cioè i giurati che sono posti nella parte, diciamo, della tribuna Tevere, chiamiamola così, anzi si chiama così perché verso il fiume Tevere sono al sole e quindi non riescono a vedere bene gli atleti e quindi sono stati verranno posizionati proprio al di sotto di questi giudici nelle sedie che sono appunto state messe per loro. Quindi tutti sette giudici dalla stessa parte. Esatto, ecco. Seconda serie di tuffi, Davide Barberi. Dai 7 metri, doppio mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 2,7. Lui è proprio un work in progress continuo, continua a inserire tuffi di alto coefficiente nel suo programma gara. Questo è un doppio mezzo ritornato che normalmente prova anche a eseguirlo da 5 metri, quindi ancora veramente indeciso se eseguirli poi da 5 o da 7, ma in questo momento 5 va bene mezzo, così. 5 e mezzo. Lui non farà, no, lui farà la rassegna giovane. Sì, certo, alla categoria ragazzi. Rimane a categoria ragazzi. Torres Garcia, triplo e mezzo avanti Carpiato, coefficiente 3. Ricordiamo anche qua, sono 6 gruppi, quindi c'è anche il gruppo della verticale, quindi non si ripete nessun gruppo, bensì bisogna utilizzarli tutti, possibilmente al meglio. Poi ci sia chi fa la verticale indietro, c'è chi li fa avanti, c'è chi fa con l'avvitamento, insomma la scelta poi della verticale è personale. Diciamo che a livello femminile, dove i tuffi sono 5, puoi permetterti di escludere un tuffo in cui ti senti magari meno sicuro. No? Esatto, magari se hai problemi con la verticale non la esegui, o magari se hai problemi con il rovesciato piuttosto che con l'indietro, esegui invece la verticale. 45 punti per Torres Garcia, adesso Wang, doppio e mezzo rovesciato raggruppato, coefficiente 2,8. Una particolarità di
questi tuffi dalla piattaforma è di non avere rincorsa, a differenza di quelli dal trampolino, che hanno la, i rovesciati hanno la rincorsa. Una volta venivano eseguiti anche con rincorsa, il grande Klaus Di Biasi eseguiva questo tuffo con la rincorsa. Intanto buona l'esecuzione da parte di Wang, che porta, si porta un pottino molto buono di punti con degli 8 e degli 8 e mezzo e anche dei 7 e mezzo. Stacca di parecchio Torres Garcia e Barberi, 35 e 51 punti. Tocca a Francesco Casalin. E vediamo adesso il primo triplo e mezzo indietro raggruppato della gara, coefficiente 3,3. Bene, bene, verticale, è un ottimo interprete di queste rotazioni. Andiamo a vedere proprio la parte finale, quella importante, veloce nella distendersi e quindi anche per lui ancora sopra quota 60. 72,60 con il tuffo rotazione indietro è tanta roba, Lui non farà gli europei giovanili perché è uscito di categoria classe 2004, ma possiamo considerarlo ancora fra i giovani, se non giovanissimi. No, ma sai, va bene così, perché il panorama italiano, avere tanti atleti giovani che si stanno dando sicuramente anche aiuto tra di loro per crescere, è un ottimo... Se c'è competizione va sempre bene. Per il movimento è veramente molto buono. Timbretti. Verticale indietro, doppio salto mortale con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. E questa è la verticale che ha cambiato recentemente, lui eseguiva verticale a triplo indietro e ancora non l'ha metabolizzata, deve un attimino ancora prenderci le misure con questo tuffo, però è sicuramente a lui un tuffo più congeniale rispetto alla verticale triplo indietro. Certo è che bisogna farne un po' per avere un po' più di tranquillità e di sicurezza. Poi quando arriverà il prossimo tuffo apriremo una parentesi su Timbretti, ma ne parliamo quando arriverà la terza rotazione. Intanto Riccardo Giovannini, suo secondo tuffo è un doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato. No, è rovesciato carpiano. È uno degli ottimi interpreti di questo tuffo, perché o esegui il triplo e mezzo rovesciato o se no esegui il doppio e mezzo rovesciato raggruppato. E lui invece riesce a eseguirlo in posizione carpiata perdendo meno coefficiente di difficoltà e soprattutto con questo ingresso suo spettacolare che ha riesce a ottenere parziali elevatissimi. Sfiora gli 80 punti, va al comando. Sì, non si vede spesso il doppio e mezzo rovesciato carpiato, esatto, perché o si vede il triplo e mezzo raggruppato o il doppio e mezzo. Sì, esatto. Anche perché carpiato vuol dire che devi stare attento, no? Allungando le gambe a non toccare la piattaforma. Intanto Simone Conte, doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti. Bella risposta, 3-3 coefficiente di difficoltà, un altro buon bottino di punti per lui che va a una media di 72,50 a tuffo quasi, anzi qualcosa di più, per un parziale di 135. Ottimo, ottimo Simone Conte, 135,60 con due tuffi adesso. Tocca Andreas Larsen, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,2. Precisissima nella parte finale, lascia andare leggermente gli addominali, la tenuta degli addominali nel momento in cui deve allungarsi in ingresso in acqua, però la sua rotta di marcia è decisamente di altissimo livello perché va due volte sopra quota 70. 72 per Larsen, che alle spalle di Giovannini ma di poco, una gara magari proseguisse così fino alla fine, sarebbe una delle gare più belle di sempre a livello italiano, dalla piattaforma. Intanto terza serie, Davide Barberi, uno e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 5 metri. Anche questo propedeutico al doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo dei 10 metri, però ancora lui non ha questa potenza e gli permette di salire da 10 metri, però intanto fa esperienza e fa le partenze per quello che sarà il suo futuro prossimo. 41,25.
diciamo che non è da questi particolari che si giudica un tuffatore, no? Per parafrasare Francesco De Gregori. Esatto. Lui ne ha davanti di tuffi. Il suo parziale era di 41 punti. Adesso tocca a Leonardo Torres Garcia, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,2. Pecca solo nella parte finale, nell'ingresso in acqua, perché la rotazione era abbastanza buona, ma non si distende bene, non si allunga e non riesce a compattare bene il suo corpo prima dell'ingresso in verticale. 56 punti per Torres Garcia. E adesso Romano Wang, triplo e mezzo avanti Carpiato, coefficiente 3. Era quinto in classifica, ha cominciato bene la sua finale. Quindi tuffo con rincorsa, molto importante la battuta sulla piattaforma in punta con l'angolo giusto, corretto e il più dritto possibile, e lui lo fa. Ma è un po' lento, però lo spinge, ma si porta un po' le gambe contro, quindi manca la velocità di rotazione, quando va a aprire l'acqua sta arrivando e non riesce ad allungarsi e rimane scarso. 52,50 per Wang. 5 e mezzo Casalini. Rimane in testa, ma qualche posizione la perderà di sicuro. Attenzione intanto a Francesco Casalini, triplo e mezzo avanti Carpiato anche per lui, dunque coefficiente 3. Deve fare 47 punti per andare in testa. Ne fa parecchi di più, ne fa. Che assolutamente gara. Sì. Che gara sta facendo Casalini? Non crescendo, aveva sbagliato leggermente, ma più che altro sbagliato la presa delle mani nell'ingresso in acqua del primo tuffo. Ora però invece sta continuando a tirare fuori buoni risultati da questi ultimi punti. 67,50 a metà gara è oltre i 200 punti, poi per l'amor del cielo. Tanto però una rotazione indietro se l'è già messa alle spalle. Timbretti. Ecco il tuffo, ordinario rovesciato Carpiato, coefficiente 1,9. Poi ci spieghi, Oscar, il perché di questa scelta. Ma ultimamente praticamente non ha allenato mai questo, il triplo e mezzo rovesciato, perché nelle gare sincro lui ha fatto gli obbligatori, certo, e i tuffi della gara sincro. Quindi è arrivato qui a corto di allenamento su quel tuffo e ha scelto di non rischiare, anche perché è il tuffo con più alto coefficiente di difficoltà. E chiaramente questo lo penalizza a livello di punteggio. Eccolo con Leone, l'allenatore. Tocca a Riccardo Giovannini, leader della classifica, triplo e mezzo avanti Carpiato, coefficiente 3. Questa volta nella parte finale non è stato così attento e quando va a aprire lascia andare le gambe che finiscono veramente abbondanti, quindi qui perderà decisamente qualche punto, non posizioni, ma i punti lo perde. Ha lasciato per strada una dozzina di punti, lui poteva tranquillamente andare intorno ai 72, e fa 58,50 di punti, va al testa, 210 a metà gara, non sono pochi. Simone Conte, verticale indietro, doppio salto mortale con un avvitamento e mezzo. Fa impressione vedere un programma di questo tipo per un ragazzo di 16 anni dalla piattaforma. Con la possibilità anche di fare bene e anche di scavalcare Giovannini, perché con 75 punti può andare al comando e 75 punti. E ne ha fatti 68 al con mattino. Questo coefficiente di difficoltà si possono anche ottenere. Sì, decisamente molto bene. Anche la verticale, la tenuta, dà l'impressione alla giuria di tenerla, ma la tiene tantissimo. La concentrazione, per un attimo, la punta dei piedi, ma 73,60, 209,20, e alle spalle di Giovannini di soli 8 decimi di punto. Che bella gara! Eccolo qui con Nicola Marconi e adesso saliamo in cima alla piattaforma per osservare Andreas Larsen che esegue il triplo e mezzo avanti, Carpiato. Il suo peggior tuffo è in eliminatoria, 57 punti. Ma è infatti in questo momento diciamo che è l'anello debole, lui che normalmente
Ancora peggio questo, lui che normalmente esegue il quadruplo e mezzo, adesso ancora indietro di preparazione, non riesce a tirarlo fuori, ma questo è veramente come errore molto molto grossolano. Clamoroso, lo fa scivolare addirittura al quarto posto, 52,50. Quindi la classifica è cortissima, in meno di 10 punti sono in 4, Giovannini, Conte, Casalini e Larsen. E considerando che Conte comunque poi avrà un buffo da 5 metri, io dico attenzione a Casalini dal programma sì, completo. È vero che è a 5 metri, ma è vero che il coefficiente è comunque alto, per cui ancora buone chance di ottenere e di fare il colpaccio. Barberi verticale indietro, doppio salto mortale con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. Molto bene questo, perché comunque un 3,2 seguito da un, anche se in ingresso in acqua leggermente storto, però finisce molto bene la parte finale. 65,60 per Barberi. Adesso Torres Garcia, triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato, coefficiente 3,3. Un po' faticato, forse un po' troppo, però poi riesce nella parte finale, un po' poco elegante questa rotazione. Abbiamo molto pur sempre il triplo e mezzo indietro. 64,35. Adesso Wang, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,2. Partiva da 180, diciamo che è un po' indietro rispetto alla soglia dei 200 dei primi qui non 4. Di certo. Ha provato, ci ha provato, però ha esagerato, non è riuscito a controllare, soprattutto nella parte finale, aperto ancora molto tardi, schiacciando anche la rotazione con la testa e va molto tardi. 28,50 per Wang, che perderà sicuramente terreno. Adesso Francesco Casalini, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,2. Continua. Eh sì. La sua gran bella gara Casalini, diciamo che è in media con questo tuffo, diciamo sopra, vicino ai 70 punti di media, e infatti 272 quasi, manca poco alla media dei 70, che vorrebbe dire comunque una soglia di oltre 400 punti. Esatto, cioè gli bastano due tuffi da 64, sì, grosso modo, ed è a 400. Ovviamente va in testa per il momento, nettamente. Timbretti, triplo e mezzo avanti Carpiato, coefficiente 3. Rimane un po' scarso anche nella spinta, nell'apertura, e quindi l'ingresso in acqua, come possiamo vedere, oltretutto sollevando anche molti schizzi, non gli permette di avere anche un punteggio elevato. 58,50 per Timbretti. Adesso Riccardo Giovannini, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,2, deve fare 63 punti per andare in testa, più di quelli del mattino. E li fa. Buono, anche se nella parte finale non è stato velocissimo nel mettersi in verticale,
a mettersi proprio dritto, però sbattono leggermente le punte dei piedi, però riporta il suo parziale elevato al primo posto. 72-282 per Riccardo Giovannini. E adesso Simone Conte, triplo e mezzo ritornato raggruppato, coefficiente 3,2, suo miglior tuffo al mattino. Anche per lui dei 7,5 degli 8, se non degli 8,5 per mandare a comando, cosa che dovrebbe riuscire a fare. Questo tuffo l'ha veramente migliorato negli ultimi mesi. Perché 76,80 per Simone Conte è in testa alla classifica. 286. Andreas Larsen, quarto tuffo, triplo e mezzo indietro raggruppato, coefficiente 3,3. Lui spesso e volentieri con questo tuffo si esalta ed esalta chi è a bordo vasca e lo osserva. Più di 80 punti al mattino. Sì, è anche vero che gli atleti che sono appena tornati dal mondiale hanno avuto poco tempo per allenarsi all'aperto, che è una cosa completamente diversa rispetto a quella che allenarsi al chiuso, però come potete vedere esce fuori la classe di Larsen, che nel momento opportuno tira fuori il miglior triple mezzo indietro. E qui sono addirittura più di 80 punti, 82,50. Gara stupenda, stupenda, in tre separati da 4 punti, Conte, Larsen e Giovannini. E Casalini non è che sia lontanissimo, 13,10 punti. Ricordi a memoria tua una gara del campionato così italiano così no, della piattaforma? Ma questo non mi può far che contento, perché vuol dire che diciamo che stiamo lavorando sulla via giusta. Ecco, diciamo. Barberi, triplo mezzo avanti Carpiato, tanto per fare un paragone, non era male anche un anno fa. Giovannini ha vinto l'oro con 413, Larsen 410, poi Julian Verzotto 364 e Conte 290, ma qui siamo in quattro a viaggiare. Qui in quattro che potrebbero arrivare sopra 400. Tanto per Barberi, quinto tuffo da 57 punti. Adesso tocca a Torres Garcia, doppio mezzo indietro Carpiato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. Questo è uno dei tuffi che diciamo che ha dovuto inserire nel suo programma a livello giovanile proprio per cercare di partecipare alle selezioni, perché se non hai determinati coefficienti di difficoltà, anche se superi il limite del punteggio ma non hai il coefficiente, non vieni selezionato. 57,60, adesso Wang, triplo e mezzo indietro raggruppato, coefficiente 3,3. Un po' scarso, molto faticato, infatti aspetta proprio l'ultimo momento per aprire, gli manca lo spazio per potersi distendere anche con le braccia per poter andare in verticale. 54,45 per Wang, adesso Francesco Casalini, verticale indietro, triplo salto mortale raggruppato, coefficiente 3,3, quarto in classifica ma molto vicino ai primi tre. E diciamo che questo è il suo ultimo scoglio, il suo ultimo gran premio della montagna, che se superato lo porterà poi a eseguire un ultimo tuffo che è relativamente più facile di questo anche come coefficiente di difficoltà. Esce con veramente un'ottima entrata in acqua, non era al massimo sopra perché precipita il tuffo, però poi nel momento in cui deve mettersi in verticale ce la fa. 72,60, quindi obiettivo 400 per Casalini
direi decisamente alla portata, gli mancano 55 punti che dovrà provare a fare con il doppio mezzo rovesciato raggruppato, ma soprattutto lui può anche guardare più su, anche ad una possibile medaglia. Intanto Edward Timbretti, triplo e mezzo indietro raggruppato, coefficiente 3,3. È un po' scarico forse anche. Sì. Un po' abbondante, anche troppo, ma buona partenza, un po' fuori proprio. Oltretutto anche lui all'aperto non si è mai allenato, perché lui a Torino la piscina sta al chiuso, quindi adesso quando è tornato nei mondiali è riandato al chiuso, e tra chiuso e aperto c'è una ricca differenza nei punti di riferimento, nelle sensazioni in cui hai in volo. Insomma. 42,90 adesso, attenzione a Riccardo Giovannini e alla sua verticale doppio indietro con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. 63 punti e mezzo per affiancare Casalini. Ci sono, direi. Sì, dovrebbero esserci. Oltretutto, questa è stata il tuffo che ai mondiali si è perso completamente, stranamente, è successo nella gara più importante dell'anno. Sarebbe bastato e avanzato fare questo parziale per ritrovarlo in semifinale ai mondiali. 67,20. Allora, Giovannini è già abbondantemente oltre il punteggio di Fukuoka, con un tuffo in meno, e la stessa cosa poi varrà per Larsen, andremo a fare due conti fra poco. Intanto però Simone Conte, doppio e mezzo, rovesciato raggruppato, coefficiente 2,8. Sì, ed è questo il loro valore effettivo. Diciamo che a Fukuoka hanno sbagliato completamente la gara. 63 punti per andare ad affiancare Giovannini. Ce ne sono di più, ce ne sono. È il suo tuffo, è la sua piscina. Del resto lui insieme ai romani è quello che di più si è allenato qui in questo periodo, perché effettivamente è di casa e sta tirando fuori una gara impressionante. 71,40 va in testa, 8 punti su Giovannini, 11, quasi 12 su Casalini. Adesso tocca ad Andreas Larsen, doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, coefficiente 3,3, l'unico a portare questo tuffo a Rijeka, piscina all'aperto, vero? E Giovannini sì. Giovannini sì, quindi insomma buono anche in funzione dell'europeo. Intanto un buonissimo Larsen. Larsen che con 3-3 difficoltà dovrebbe mettersi lì in scia. Forse non andare in testa, dovrebbe fare 75 punti, invece li fa 79,20. 8. Ecco, 362 Larsen, 349 Giovannini, andiamo a vedere, hanno chiuso Giovannini a 325, Larsen a 322, la gara di Fukuoka, sì, questo dice... Manca ancora un tuffo. Esatto, più o meno tutto. Ultimo tuffo di Davide Barberi, triplo e mezzo indietro raggruppato, a 14 anni non è male averlo già nel proprio programma. È anche abbondante, per cui problemi di abbondanza, che questo fa ancora meglio. Devi solo frenare. Sì. 41,25, la sensazione è che insomma ne farà tanti altri di campionati italiani, questo bambino di 14 anni. Leonardo Torres Garcia chiude con una verticale avanti, carpiato con un salto mortale, coefficiente 1,9. Quindi ha un buco, come diciamo in gergo, nelle verticali, e cioè non ha un tuffo ad alto coefficiente, sceglie diciamo un tuffo obbligatorio, un tuffo semplice. Un po' come per Timbretti, ma quello di Timbretti si spiega, e lo spiegava Oscar Bertone, con le scelte anche in funzione del mondiale di Fukuoka. Ultimo parziale per Torres Garcia, 41,80. 6,5. Wang chiude con un doppio mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2.
abbastanza bene nella parte finale. Si è perso a un certo punto di questa finale, si è ritrovato proprio con l'ultimo tuffo. Molto bene la parte finale, sette. Mette d'accordo i sette giurati che tutti danno sette. Parziale di 67,20, chiude a 331 e grosso modo è il punteggio del mattino, tre punti in più. E adesso attenzione a Casalini, doppio e mezzo rovesciato raggruppato, coefficiente 2,8. Non deve andare sotto l'8. È un po' sporcato, un po' abbassato la testa a ingresso, non si è fidato ad allungarsi a tirare, quindi diciamo che rischia la medaglia così. È 58,80, ma comunque sopra i 400, ed è già una medaglia questa, voglio dire. Parliamo di un ragazzo classe 2004, Marina Militare e Bergamo Tuffi. Adesso aspetta, sì, il rischio di finire, di prendere la medaglia di legno c'è, però c'è anche una gran bella gara. Timbretti, doppio mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo coefficiente 3,2. Sì, per provare ad andare davanti a Wang con lo stesso tuffo, aveva qualche punto in meno. Non credo che ce la faccia, è rimasto un po' scarso l'ingresso in acqua, come del resto era un po' sottotono tutta la sua gara. 62,40, può fare di meglio e lo sa benissimo anche lui. Giovannini. Riccardo Giovannini, triplo salto mortale e mezzo, indietro raggruppato, coefficiente 3,3. ...55 punti per andare davanti a Casalini, ma non bastano se si vuole lottare per qualcosa di importante. Non è sparito, tutti si aspettano sempre l'entrata tipica perché di Riccardo. Perché lui ce l'ha questa entrata. E l'aveva fatto sul rovesciato, ma non è riuscito a farla sull'indietro. 69,30, 418,50. Non male. Vediamo medaglia subito. Sicura per Giovannini, adesso vediamo Simone Conte. Dai 5 metri, doppio e mezzo, indietro raggruppato, coefficiente 3. Deve fare 61 punti per andare davanti a Giovannini, ne ha fatti 48. Deve prendere dei 6 e mezzo se vuole avere la certezza di andare al comando. No. Si è giocato tutto con l'ultimo tuffo e come al solito bisogna aspettare l'ultimo tuffo dell'ultimo tuffatore. Troppo pesante la sua spinta, troppo lenta la rotazione e troppo scarso il tuffo. 34,50, peccato perché i 400 punti li meritava tutti, si ferma invece a 391,90 e quindi quasi sicuramente quarto posto. Andreas Larsen per chiudere questa bellissima finale con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato, coefficiente 3,4, 56 punti e mezzo per andare davanti a Riccardo Giovannini. Ci sono tutti, basta, è lui il campione italiano. Molto bene, sono contento perché abbiamo ritrovato Larsen e questo fa bene per tutto diciamo, il settore. 71 punti, 40, 433,50, è oro dunque. Andreas Larsen, argento Riccardo Giovannini, bronzo Francesco Casalini, ma un applauso enorme anche a Simone Conte che per 5 sesti di gara ci ha entusiasmato, lui che è classe 2007. Oscar Bertone, è una prima giornata di campionati italiani che insomma spunti ne ha dati.